Prima in camerino mi hanno dato un libro di poesie e allora adesso ne ho lette una, due, insomma, il tempo che si può perdere in camerino. E ho pensato questa cosa dei poeti, no? Che hanno questo grande vantaggio di vivere con dolcezza tutto quello che gli succede, la vita, la morte, insomma, sono dei privilegiati. Uno che progetta una poesia, secondo me, più fortunato di uno che magari progetta una bellissima automobile o una lavatrice, insomma. È una cosa che li accompagna e poi accompagna anche quelli che le leggono, quelli che sanno leggere. Allora mi ricordo di un poeta che io ho visto solo per televisione tantissimi anni fa. Ed era un poeta anomalo perché suonava la chitarra, il pianoforte, il basso, non so cosa suonasse, suonava il jazz, poi andava in macchina, aveva una vita normale, insomma, e faceva il cantante. E me lo ricordo l'ultima volta che l'ho visto in televisione con questi occhi spiritati. E poi non ho capito mai bene perché se n'è andato, perché ci ha lasciato. È una storia che non sono mai riuscito a decifrare, al di là di quelle che sono poi state le verità ufficiali su quello che è successo. E si chiamava Luigi Tenco e la canzone si chiama Festival. È la città dei fiori, disse chi lo vide passare, che forse aveva bevuto troppo, ma per lui era normale. Qualcuno pensò, fu problema di donne, un altro disse proprio quasi come Marilyn Monroe, lo portarono via in 200, peccato fosse solo quando se ne andò. La notte che presero il vino e ci lavarono la strada, chi ha ucciso quel giovane angelo? Girava senza spada. E l'uomo della televisione disse, nessuna lacrima vada sprecata. In fin dei conti, cosa c'è di più bello della vita? La primavera è quasi cominciata. Qualcuno ricordò che aveva dei debiti, mormorò sotto banco che quello era il motivo, era pieno di tranquillanti, ma non era un ragazzo cattivo. La notte che presero le sue mani e le usarono per un applauso più forte, chi ha ucciso il piccolo principe? Che non credeva nella morte. E lontano, lontano, si può dire di tutto, non che il silenzio non sia stato osservato, l'inviato della pagina musicale scrisse, tutto è stato pagato. Si ritrovarono dietro al palco, con gli occhi sudati e le mani in tasca. Tutti dicevano, io sono stato suo padre, purché lo spettacolo non finisca. La notte che tutti andarono a cena, canticchiarono la via. Aveva la fretta e non si fermò.
alla fine del gioco, con gli amici venuti da lontano, a deporre una rosa sulla cronaca nera, a chiudere un occhio, a stringere una mano. Alcuni lo ricordano ancora, mentre accende una sigaretta, altri gli hanno fatto un monumento per dimenticare un po' più in fretta la notte che presero il vino. Ci lavarono la strada. Chi ha ucciso quel giovane angelo che girava senza spada?